Lei è stata sentita dal pubblico ministero il 4 maggio scorso e ha dichiarato: prendo atto degli elementi di accusa a mio carico. Prima di diventare deputato e non dopo, ho effettuato all'estero delle fotografie che trovo attualmente pubblicate su varie riviste contro la mia volontà. A domanda della difesa risponde: non mi sono interessata della distribuzione, ma non mi fa piacere. Prendo visione della fotografia del manifesto relativo alla rivista Turbo e dichiaro che non ero al corrente dell'uso che ne avrebbe fatto la rivista Turbo. Sono al corrente che la Margi Newton aveva presentato una denuncia in merito alla pubblicazione del manifesto consigliata da un avvocato. Ce lo ha raccontato la stessa Margi, che attualmente è ritornata amica di Riccardo Schicchi e ha fatto degli spettacoli con noi. Anche Malu Ramba è tornata amica di Riccardo Schicchi ed attualmente ha girato un film con lui. Prendo visione delle foto raffiguranti la mia persona agli atti del processo, ma non ricordo a quale rivista facciano riferimento. Sembra che siano da più riviste diverse. Prendo visione della rivista Cronaca Italiana agli atti e ribadisco di non avere partecipato alla distribuzione delle foto. A questo punto il difensore dichiara che la busta con la rivista Cronaca Italiana faceva parte del procedimento di Velletri e che tale rivista fu stralciata dagli atti anche perché pervenuta al procuratore dottor Palladino in busta anonima. Per quanto riguarda le videocassette che la signoria vostra mi mostra, io ho svolto unicamente la funzione di attrice e non so nulla né della produzione né della distribuzione. Si dà atto che vengono aperte le custodie delle videocassette intitolate 5 racconti sensuali di Cicciolina e Carne Bollente, di cui è iniziata la visione nell'apposito apparecchio esistente nell'ufficio del PM. Non ricordo esattamente la trama dei film, comunque penso che si tratti di sesso e la trama è scritta sul retro. Voglio però precisare che anche se le videocassette trattano di sesso, gli spettacoli di cui io mi sono interessata sono sempre stati coerenti con i seguenti principi. Primo, non utilizzare i bambini. Secondo, non utilizzare gli animali. Terzo, da noi non circola droga e siamo nettamente contrari persino agli spinelli. Si dà atto che viene visionata anche la videocassetta intitolata Fantastica Moana. Nelle videocassette si dà atto che sono state vedute scene relative ad accoppiamenti sessuali di vario tipo, che le stesse avevano il numero di nulla osta di proiezione al pubblico, che all'inizio della proiezione c'è un avviso scritto relativo alla visione per soli adulti del film pornografico. L'imputata dichiara: non mi sono mai occupata né della distribuzione né della produzione. Non c'è un rapporto di società di tipo commerciale con il signor Schicchi. Preciso che questo che dico riguarda le videocassette. C'è però una società con lo Schicchi in relazione alla Diva Futura, che si occupa di spettacolo, di teatro, di giornali, ma non pornografici. Non so perché non me ne occupo, ma non credo che la società tra me e Schicchi abbia ceduto delle fotografie di tipo pornografico a terzi. Invece Schicchi, che è fotografo, ha fatto e ceduto fotografie non pornografiche ai giornali. Conferma queste dichiarazioni? Sì. Allora, secondo le sue dichiarazioni, le foto incriminate che sono apparse su vari settimanali e le videocassette sono state effettuate all'estero. Certo. E precisamente dove? In Francia. In Francia. A Parigi. E precisamente... A Parigi, però dove? In quale istituto? In quale stabilimento? Sono stata in un grande teatro dove praticamente c'era già un'organizzazione, io sono entrata, quindi... Sì, ma in questo grande teatro chi è che l'ha portata? Come si è recata? Come sapeva dell'esistenza di questo teatro? Cioè attraverso quale persone, insomma? Praticamente dalla Francia, c'è un'organizzazione che però non li conosco, hanno mandato il biglietto d'aereo e io ci sono arrivata. E l'indicazione dell'indirizzo come l'ha saputo?
Mi hanno portato dall'aeroporto. Ah, dall'aeroporto mi hanno prelevato alcune persone che lei non conosceva. No, mai visti. Da me non conosciute, e mi hanno portato nella sede ove ho effettuato le registrazioni. Oh, lei sostiene anche nell'interrogatorio reso dinanzi al PM che le foto sono state pubblicate in Italia contro la mia volontà. Sì, perché, esatto. Sì, è vero, perché sono alcuni anni ormai che queste fotografie che poi sono state scattate a Parigi e i vari riviste che non li conosco tutte perché sono tanti, anche in nascita sicuramente, ma anche all'interno delle edicole, e sicuramente fra di loro si danno il mio materiale pornografico, che poi io non so chi li dia e come funziona questo materiale. E allora lei per quale motivo ha realizzato questo? Per i motivi, prima di tutto, un fatto ideologico. Cioè non per fine di commercio? No. No, affinché venissero pubblicati. È un fatto ideologico perché per me, io sostengo, sono ormai da anni sostenitrice del fatto che il sesso è bello. Il sesso rappresentato anche attraverso la carta patinata è un fatto molto importante, molto più bello che fare una rappresentazione cinematografica di guerre, di orrore, film orrore. Quindi per me è molto più bella rappresentare la sessualità attraverso la carta patinata o addirittura videocassette o un film. Sì, comunque io volevo sapere, c'era anche quindi un fine, sì, però c'era un fine di lucro. No, no. Cioè lei sapeva che bene o male queste foto andavano distribuite da qualche parte e di conseguenza lei aveva un diritto. Non l'ho pensato in quel momento, non l'ho pensato. Per me era un fatto, direi, esperienza unica perché non l'ho mai provata, quindi... Comunque esclude qualunque fine di lucro o di commercio o di profitto. Non ho pensato ad alcun fine di profitto, però dai documenti che il pubblico ministero ha sequestrato risulta che presso la Camera di Commercio di Roma ella ha costituito in data 18/9/79 una società in nome collettivo denominata DNA Stallo, con sede in via Cassia numero 1818, con durata sino al 31/12/2000. Che oggetto sociale ha questa società? Bene, lei deve sapere che io quando sono venuta in Italia ho iniziato a fare dei spettacoli e posso dire che addirittura questi spettacoli erano fatti anche a forma familiare, quindi mi arrivavano i spettacoli vedere delle mamme con i bambini in braccio in prime file. Bene, i spettacoli per poter fatturare attraverso una società, a parte che non, io non mi intrometto nella società perché non ci capisco niente, quindi attraverso una società si poteva fatturare per poter dare delle fotografie dei vari giornali Oggi, Gente, oppure dare e svolgere un'attività commerciale come i spettacoli che tuttora lo sto svolgendo in Italia. Comunque la domanda tendeva a questo fine, questa società sono state realizzate spettacoli pornografici o no? Spettacoli artistici. Artistici. E che significa artistici? Per me artistico vuol dire tutto ciò che il corpo umano, il corpo di una donna, e cantando delle mie canzoni tra fumo colorato, tra bolle di sapone, tra il pubblico che comprendeva da l'età di 18-20enne e l'età anche di 90enne. Una sera infatti un cicciolino, un vecchietto, piangeva dalla gioia di poter finalmente parlarci di persone o ascoltare la mia canzone. Se comunque io volevo sapere che alcune persone o ascoltare la mia canzone. Se comunque io volevo sapere che alcune delle cassette che sono state sequestrate, io volevo sapere se sono state realizzate nella sede della società. Assolutamente no, non ha nulla a che vedere con la pornografia. Escludo che nella sede della società da me amministrata insieme a Schicchi siano state registrate cassette pornografiche. Vorrei aggiungere. Siano state effettuate fotografie pornografiche. È sicura di questo, di quanto sta dichiarando? Sicurissimo. È sicura che qualcuna di queste cassette non è stata ceduta
a qualche società di distribuzione dietro pagamento di denaro? No, non può essere perché io e Schicchi in questa occasione non siamo... Allora escludo di aver ceduto per fine di lucri a società di distribuzione videocassette o altre immagini realizzate dalla società in nome collettivo Ilona Staller. No, riguardo alla visualizzazione, mi pare che la cliente abbia detto che non si è mai occupata della società, quindi lei esclude in via personale, ma non sa della società perché non se ne è mai occupata e non ha mai capito. Ma tra l'altro perché ufficialmente risulta amministratrice. Sì, ma io non mi occupo, allora, direi che sono simbolicamente. Allora, vero è che risulto amministratrice della società, ma in realtà si tratta di una nomina simbolica. Io non mi sono mai interessata della gestione della società. Il pubblico ministero, nel corso della sua istruzione, ha interrogato varie persone. Una di queste è il direttore amministrativo della rivista Men e ha dichiarato che le foto pornografiche da lui pubblicate sulla rivista Men gli sono state fornite proprio da questa società Ilona Staller. È impossibile che sulla rivista Men siano state pubblicate foto pornografiche fornite dalla società Ilona Staller. A questo punto le devo contestare che in atti vi sono due fatture in cui risulta chiaramente che sono stati ceduti alla rivista Men dei filmini pornografici, imponibile uno per 60 milioni e l'altro 100 milioni. Queste sono le due fatture, se sì, li vuole guardare. Allora prendo atto che in atti esistono due fatture prodotte dal direttore amministrativo del settimanale Men, le quali portano rispettivamente la data 1 giugno 87 e 19 febbraio 87, relative alla utilizzazione della mia immagine insieme a Karim sarebbe Karim Schubert, non so. Sì. Karim chi è? Karim, insieme a tale Karim. La prima fattura è dell'importo di lire 60 milioni. La seconda è dell'importo di lire 1.180.000 lire, non 100, 1.180.000 lire. Allora, una è di 1.180.000 lire, l'altra è di 60 milioni, in tal senso si corregge quanto precedente dichiarato. Allora, come mai ci sono queste due fatture? Aspetta, prima facciamo rispondere. Vorrei dare atto che si parla di servizi fotografici. Prima vediamo la risposta. E io mi ricordo quando feci i miei primi servizi fotografici per il giornale Oggi, dove Occhi Pinti, che in quell'epoca era il direttore. Direttore di Oggi, abbiamo rilasciato fattura sempre della DNA, non abbiamo ali rilasciato Schicchi, per il fatto, diciamo, il diritto di immagine. È successo ugualmente, anche se noi non siamo stati
far commerciare queste diapositive, però per il fatto che in Italia su quel giornale, quindi come diritto di immagine, era giusto. Però dico, se una rivista come Menne pubblica delle fotografie, logicamente non sono le stesse fotografie che pubblica oggi. E sì, allora quali fotografie, cioè io voglio sapere in particolar modo se lei sa che cosa è stato ceduto a Menne sulla base di queste due fatture. Attraverso probabilmente l'ho visto sui giornali, quello che ho sfogliato il giornale Menne. Allora qualche, cioè, che cosa è stato ceduto a Menne? Questo, ah, questo non lo so. Solo cioè questa, per esempio, questa fattura è intestata Ilona Staller, società in nome collettivo di Ilona Staller e Riccardo Schicchi. C'è scritto per utilizzo immagine Ilona Staller. Come diritto sulla mia diciamo sull'immagine. Solo come diritto. Ma che fotografie erano? Fotografie normali? Non lo so, perché sono cose passate anche alcune. No, nell'87. 87 e sono passati 2 anni. 2 anni. Non so precisare. Anche perché sono 2 anni che praticamente non so con l'attività all'interno della. Con certezza in che cosa consista l'utilizzo dell'immagine a cui fa riferimento la fattura del 1 giugno 87, e per quanto attiene la seconda fattura che c'è scritto film racconti con Ilona Staller, ricorda che so che cos'è questo film racconti Ilona Staller? No, non saprei dirlo. Non lo so. L'ha girato o non l'ha girato? Sì, però probabilmente anche questo sul fatto. Racconti sensuali con Ilona Staller. Questa è la fattura del 19/2/87. Probabilmente sarà stata la copertina del video. Per quanto attiene alla seconda fattura, ove vi è la seguente edizione, film racconti sensuali con Ilona Staller, non ricordo a quale tipo di immagine essa faccia riferimento. Parlando forse di copertine. Sì, probabilmente. Per uso fotocolor. È copertina. Anzi, preciso che si tratta di immagini che dovevano andare in copertina. Scusi, allora, Presidente, prego. Mi pare di aver sentito. Mi pare che il cliente, l'imputato, abbia detto la copertina del video, se ho capito bene. Del video? Quindi probabilmente si tratta della foto di copertina del video. Cioè è stata anche stata perché ceduta. Un servizio 60 milioni, un film 1,6 milioni, mi sembra un attimo sproporzionata la. E allora in realtà che cosa è stato ceduto? Io vorrei capirlo, mi pare che capito. Vogliamo capire tutti. Abbia la bontà, scusi. Cioè in realtà, per esempio, andiamo per ordine, lei ha incassato parte di questi 60 milioni, di questo milione o no? O senti sentire. Come avevo detto, in effetti era meglio che si. Perché io non svolgo molto l'attività della società. Allora chi è che incassa queste somme? Probabilmente la società. E cioè la società è un fatto, è un qualcosa che non esiste. Attraverso quale organo? E l'amministratore chi è? Non lo so. Come non lo sa? Sarà Schicchi? Potrebbe essere, io devo rivedere tutta. Cioè, di questa società che risulta attraverso la documentazione acquisita dalla Procura della Repubblica di Roma, e attraverso queste fatture, queste sono soltanto due che sono state indicate, risulta che la società ha anche un fine economico, perché riscuote 60 milioni, riscuote 1 milione. Ora, lei dice che non esplica l'attività di amministratrice della società. Siccome la società è stata costituita da Ilona Staller e Riccardo Schicchi, allora in realtà chi è il dominus della società? Riccardo Schicchi o lei? Uno dei due, perché altri amministratori non ce ne sono. Sì, allora probabilmente che ha incassato lui. Allora, non lo so. Probabilmente
le somme di denaro le ha incassate Schicchi, che risulta anch'egli amministratore della società. Oh, e su queste, sull'attività della società, lei riscuote qualche utile, qualche profitto o non riscuote niente? No, ma io ricevo un stipendio. Ah, viene stipendiata? Mensile. Da chi? Dalla società. Sì, ma la società agisce attraverso degli organi. E la società svolge il lavoro, cioè, chi è artistici, cioè dei spettacoli, e quindi io ricevo un stipendio mensile attraverso di questi spettacoli. Ma attraverso quale organo? Chi è che gli firma i mandati? Ah, è Schicchi. Ah, sempre sì. Schicchi. Voglio far presente che io, per l'attività artistica dispiegata, sono stipendiata e ricevo uno stipendio mensile che mi viene fornito da Riccardo Schicchi. Nulla so pertanto delle vicende relative alla società Ilona Staller. Presidente, scusi, prima che passiamo ad altro argomento vorrei puntualizzare due cose. Primo, che si dia atto verbale del fatto che nella fattura 1 giugno si parla in via generica di servizi fotografici a Cicciolina Carina. Mi pare che non sia stato verbalizzato. Cioè, la menzione è per utilizzo immagine. Ilona Staller, servizi fotografici Cicciolina Carina. Esatto. Questo discorso gradirei che fosse verbalizzato un pochino più precisamente. E in secondo luogo, non mi pare che si sia proceduto alla chiarezza sul discorso della foto di copertina, del uso fotocolor della copertina del disco, di tutto il qui. Se lei riesce a chiarire, cioè in realtà dice il suo difensore che non si è compreso bene a che cosa facciano riferimento queste fatture, cioè in realtà qual è il diritto che si attribuiva al direttore della rivista Men attraverso queste due fatture? Io sempre dico che la prima sicuramente è il diritto di immagine. Allora, preciso che la prima fattura si riferisce al diritto di immagine. Vogliamo chiarire concretamente in che cosa è consistito questo diritto di immagine? Cioè lei è andata nella società, si è fatta fotografare, ha portato fotografie, ha portato... No, e allora che cosa è successo? Praticamente che quando vedevo la mia fotografia, che loro hanno acquistato sicuramente dall'estero... Ah, ecco, faccio presente che nel momento in cui io vedevo sul settimanale le mie fotografie acquistate dall'estero, che faceva? Si metteva a fattura per il diritto di immagine sul giornale di Merna. Sì, emetteva una fattura per il diritto di immagine. Oh, e per quanto attiene la seconda fattura per uso fotocolor nel film Racconti sessuali con Ilona Staller, invece che cosa? Non lo so, potrebbe essere la copertina però non lo so, non me lo ricordo. La copertina di chi? Del settimanale? Del video, del fotocolo, non lo so, direi bugie, non lo so. Per quanto attiene alla seconda fattura, potrebbe trattarsi, diciamo, attesa l'esiguità della somma, 1 milione, attesa l'esiguità della somma, dei diritti per l'immagine di copertina, cioè di copertina della videocassetta. Sì, sì. La videocassetta. Ci sono domande da parte del pubblico ministero? La difesa? Nessuna. Lei deve aggiungere qualche cosa? No, volevo solamente dire questo, che in effetti... Se parlo lentamente così possiamo registrare. E la vita è molto strana. Io l'altro giorno, pochissimi giorni fa, c'era una giornalista di Paese Sera che ha scritto un articolo dove mi ha definito una mucchietta. Una? Mucchietta. Mucchietta. E, bene,
In effetti io mi sono messa a sorridere perché ho detto, ma guarda che strano, proprio una donna che ti deve scrivere una mucchetta sul giornale. Ho detto, in effetti c'è una finizione fra le due, diciamo, le due parole. Una che in effetti somiglia a una mucchetta perché le mucchette sono buone, anch'io sono buona, e come tutte le persone buone anche la mucchetta viene tagliata, uccisa. E così anche certe volte a me vengo, diciamo, messa su un, diciamo, un piano inquisitorio, diciamo, da parte in Italia, da parte dei magistrati. Va bene.